Ehi la ciurma, io sono Mazza Testa e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Mi è sorto un dubbio. Stavo per partire con la campagna di Chandranalar e continuare quando vedo 885 monete. Che non sia un regalo di Natale di Magic, non me lo so spiegare. Nel senso che sono abbastanza convinto che non avessimo così tanti soldi, perché boh, forse ne avremmo potuti avere un centinaio, ma cioè una campagna intera ti dà praticamente 10, 20, 30, 40, 50, quindi sono 50 più 10, 60 per 2 e mezzo, che sono 120, 150, 150. Quindi dico, boh, strano. Cioè, nemmeno tutte mi darebbero così tanto. Vabbè, non lo so, vabbè, grazie. Grazie, Wizards of the Coast. Sarà un bug. Mentre il tuo carnefice incombe su di te, il dolore per la perdita dei tuoi genitori e l'opprimente contromagia di Baral ti impediscono di reagire. Ma dentro di te brucia ancora un'ultima scintilla di disprezzo impaziente di essere liberato. Sto odiando Chandranalar con tutto me stesso. Idiota proprio. E dobbiamo impersonare. Vabbè, GG. Mi sembra più una persona di un insulso. Beh, anche sui questi tizi di Baral non è che abbiano molto senso, però. Capitano Baral addirittura. Allora, vediamo un attimo. Montagna, montagna, incendio a pire. Gioco come piromante. Fiammata devastante. Sdegno di Chandra. Sì, me lo ricordo. Scintilla di Chandra, che non è niente male. Manteniamolo. Abbiamo poco mana, ma speriamo di avere qualcosa. Cioè di pescarne, più che altro. Altrimenti è persa. A parte che può essere persa lo stesso, però se non ci viene mana, iniziamo male. Iniziamo male. Iniziamo malissimo. Iniziamo malissimo. Quasi quasi questo, visto che ha rapidità, lo gioco così posso attaccare subito. È solo un danno, ma è sempre meglio di niente, ecco. Maga vincola flusso. Quando la maga vincola flusso entra nel campo di battaglia, tappa una creatura bersaglio rosso o verde controllata da un avversario. Quella creatura non stappa durante lo stap del suo controllore, fin tanto che controlli maga vincola flusso. Ma porca di una miseria, mi blocca questo tappato per sempre. Forever and ever. Vabbè, si prende. Che non mi blocchi qualcosa di molto peggio, ecco. Oh, mana, per fortuna. Allora, posso giocare o... No, vabbè, la fiammata devastante non mi interessa per niente. Gioco il giovane piromante. E continuo. Non posso attaccare perché questo è tappato forever and ever nel mondo. Per sempre, together, like ever. Cos'è? Fammi vedere. Oh, Cribio, questa non mi piace. Una creatura bersaglio non può essere bloccata in questo turno. Santi nomi, non mi piace. Non mi piace proprio per nulla. Proprio per nulla. Perché, vabbè, adesso non è una cosa troppo... 4 danni a una creatura bersaglio e 2 al controllo di quella creatura. E devo usarla per questo? Ma mi sembra abbastanza sprecata. No, io non faccio una roba del genere, scusami un attimo, ma... Attacco, qua è una cosa molto intrigante, nel senso che se attaccassi e lui mi bloccasse avrei questo di nuovo libero. Però con questo non posso più giocare gli elementali. No, salto l'attacco, mi sto in difensiva. Vediamo cosa succede.
se porta bene, porta male, cosa gioca, cosa... non attacca infatti. Prendo tempo. L'elementare del fuoco ci sta. Ci sta alla grande. Potrei anche utilizzare questa, ma non. Mi sembra sprecata ora come ora. Gioco l'elementare del fuoco. Aia! Credevo peggio, dai. Salto l'attacco come prima. Vediamo cosa gioca. Prende tempo. Prende tempo e non mi piace questa cosa, perché il mazzo rosso deve andare giù violento. A parte che il nostro mazzo rosso non è particolarmente rapido come mazzo, eh. Cos'è adesso? Continua a rimandarmi l'entrata in campo di questo elementale. Giro me l'ha rimesso in mano, però se non altro. Perché tutto ciò? Volare. Volare ed è un 3-3. E mi tappano anche questo, tra l'altro. Scintilla di Chandra quanto mi costa? 3, 2, 5. E io ne ho solo 5, non posso poi usare anche la fiammata devastante. Cioè se uso questo posso seccargli quello, ma non l'altro. A meno che non la uso dopo con l'elementare del fuoco, il che vorrebbe dire che mi brucio tutte le carte per eliminarli quelle due. Quanto ne valga la pena. No, forse sì, ne vale la pena, perché poi lo infligge anche a lui. Cioè nel senso, mi pare che ogni avversario intenda lui. Cioè io non sono avversario di me stesso, perché fa danno anche alle mie creature, a ogni altra creatura. Sì, io quindi andrei di questo. Andrei assolutamente di questo e utilizzerei lui. E attacco. Mi spiace ragazzi, ma mi era indispensabile, perché altrimenti contanto continuavo ad avervi tappati per tenervi là a far nulla. E se per caso giocasse qualcosa di troppo OP, potrei usare un'altra scintilla di Chandra. Tra l'altro, no, io se usassi una scintilla di Chandra adesso avrei vinto. Per forza. Perché se infligge 5 danni e poi lo attacco, ci sta. Secondo me ci sta. Aia. Niente, si è salvato. Beh, per un giro comunque. Questo è bloccato fino a qua. Non stappa. Fino a qua, fino al prossimo giro. Quando tocca a me. Cioè me l'ha tappata senza che io potessi. Cos'è questa? Vabbè. È uno 0-4, questo è un 5-4, quindi non dovrebbe crearmi problemi. Se mi blocca lo distruggo. Che mi dice? Fiammata devastante. Ci sono due o più? Sì, 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 fa anche X danni al controllore di quella carta. E quindi gli infliggerei 5 danni chiudendola con quello. Sì, andiamo così, dai. Ah!
siamo in una situazione di vantaggio, ma mica poi tanto. Esco due carte, dai. Ok, la situazione inizia già a essere un pochettino più spiacevole, però... Allora, abbiamo il Vandalo, lui cosa mi dice? Uso lo sdegno di Chandra, 4 danni a una creatura e 2 al controllore. Vorrebbe dire se cagli quello, che non sarebbe niente male. Questo invece mi bufferebbe in un modo assurdo l'elementare di fuoco, ma non ha molto senso. Sì, io direi che... andrei di quella. Posso giocarmi anche questo, tra l'altro. Ottimo. E ora andrei a attaccare con questo, sperando che... Lui ha rapidità? Allora attacchiamo con tutto. Non può... Sì, potrebbe, perché avendo un mazzo blu potrebbe avere di che fermarmi. No. Mi secca quello e boh, GG. Chiusa. Alla fine, paradossalmente, nonostante fosse l'ultima, l'abbiamo stravinta. Nel senso che sono tre giri che abbiamo una supremazia assoluta con lui con 4 di vita che cerca di temporeggiare il più possibile. E la minaccia di morire per mano del capitano di Baral che accende la tua scintilla di Planeswalker. E in una vampata esplosiva ti lasci Kalades alle spalle. Il tuo arrivo fiammeggiante sul piano di regata attira l'attenzione dei monaci del fuoco che dimorano nel torrione Keral. Vieni accolta nel loro monastero dove ha inizio il tuo addestramento da piromante. Speriamo che la mettano un po' in riga perché sta ragazzina va proprio un po'... Bon, alla fin fine è venuto un episodio abbastanza corto, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e se per caso non vedeste il video di domani, di Spore, io vi auguro buon Natale, passatelo bene, siate felici e mangiate, fin tanto che potete mangiate, ciao a tutti ragazzi.